Fatemi sfatti d'Europa, ben ritrovati di nuovo insieme, come tutti i martedì. La grande corsa ai vaccini, ci siamo dentro, 3 li abbiamo approvati dall'EMA, altri ancora arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Dopo i ritardi delle ultime settimane, le aziende per quanto riguarda le consegne sembrano essersi rimesse in carreggiata, ma i limiti intorno a questi sieri restano e non sono pochi. C'è quello, per esempio, che costa meno, ma che può essere somministrato solo in determinate fasce d'età, c'è quello che invece le copre tutte, c'è quello che invece deve essere conservato solo a temperature bassissime. Insomma, l'impressione che corre un po' in tutta Europa è quella di essere in mano non dei propri governi, ma nelle mani delle case farmaceutiche. Cominciamo subito con un servizio preparato dal nostro Federico Graziani, che fa un po' una panoramica del fronte vaccinale in Europa. Quali sono i sieri in circolazione, quante dosi, chi ha comprato cosa? Guardate. Il processo di autorizzazione dei medicinali nell'Unione Europea è comune. Gli Stati membri devono attendere l'ok dell'EMA e quello della Commissione. E comune è stato anche l'acquisto dei vaccini anti-Covid. Nel contratto collettivo spiccano AstraZeneca con 400 milioni di dosi e Pfizer-BioNTech con 300 milioni di dosi iniziali, più altri 300 milioni entro fine 2021. Di Moderna, invece, l'UE ha acquistato 160 milioni di dosi. Poi ci sono i vaccini ancora in fase di sperimentazione, Sanofi GSK, CureVac, Novavax, Valneva fino al promettente Johnson & Johnson. Fanno 8 case farmaceutiche e circa 2,8 miliardi di euro spesi finora. Restano fuori, al momento, i russi dello Sputnik V e i cinesi di Sinovac e Sinopharm. Il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech è stato il primo a essere autorizzato dall'Unione. A gennaio però le due aziende hanno avuto problemi con la logistica che ne hanno rallentato le consegne. Per aumentare la capacità produttiva hanno stretto accordi sul confezionamento del loro prodotto con due aziende farmaceutiche rivali, la svizzera Novartis e la francese Sanofi. Questa collaborazione frutterà 225 milioni di dosi in più a partire dall'estate. Per quanto riguarda il vaccino di Oxford e AstraZeneca, questo ha subito ritardi già dalla fase di sperimentazione e ha avuto anche problemi dal punto di vista produttivo, ma solo negli stabilimenti europei, mentre nel Regno Unito la distribuzione ha continuato a pieno regime. La Commissione, irritata, ha quindi pubblicato il contratto firmato con l'azienda che, dice Ursula von der Leyen, contiene ordini vincolanti. E sempre la Presidente della Commissione Europea ha recentemente lanciato una proposta. L'Unione potrebbe cofinanziare la riconversione di fabbriche esistenti alla produzione del vaccino anti-Covid. It's time to deliver. E il Parlamento Europeo il 27 gennaio ha adottato una risoluzione che, tra le altre cose, chiede di superare il vincolo dei brevetti nell'ambito della pandemia. Guardando a est, lo Sputnik V è somministrato in Russia da dicembre. Ancora non risulta una richiesta di registrazione per l'Unione Europea, ma la cancelliera Merkel ha aperto la porta. Se approvato dall'EMA, ha detto, siamo pronti ad accordi sull'uso e sulla produzione. L'Ungheria, invece, ha deciso di non aspettare nessuno, bypassate le procedure comunitarie e Sputnik ha approvato per l'uso d'emergenza. Dalla Cina, infine, arrivano due prodotti, Sinovac e Sinopharm. Quest'ultimo è già arrivato in Serbia, paese esterno ai 27 dell'Unione Europea, che lo sta somministrando dal 20 gennaio. In attesa di valutazioni ufficiali da parte dell'EMA, anche in questo caso Orban ha fatto di testa sua. Dopo il vaccino russo, l'Ungheria ha infatti autorizzato anche quello cinese. Dunque, l'avete visto, questa è la situazione in Europa. Grazie al nostro Federico Graziani, approfitto anche per ringraziare Girolamo Tripoli che dalla regia dà sempre un contributo fondamentale come autore a tutte le puntate di Fatti e Misfatti d'Europa. Saluto subito i nostri ospiti, studio accanto a me la vedete, la dottoressa Silvia Mancini di Medici Senza Frontiere. Buongiorno. In collegamento da Bruxelles il dottor Jaume Duc, portavoce del Parlamento Europeo, che saluto. Buonasera. Dottor Duc, vado subito da lei. L'uso diplomatico dei vaccini. È vero che dobbiamo fare in modo che non ci sia una concorrenza sleale dell'industria farmaceutica extraeuropea che vada in qualche modo a danneggiare la nostra, ed è quanto in realtà abbiamo fatto finora. Ma arrivati a questo punto, perché ancora così tanta prudenza da parte dell'Europa, oltre alle ragioni burocratiche, sanitarie, come per esempio l'EMA che ancora non ha approvato vaccini come quello russo o quello cinese? Ci sono anche, secondo lei, delle ragioni ideologiche? Mi spiego meglio, i vaccini non potrebbero servire anche a distendere i rapporti tra stati? No, non lo penso. Io penso che i vaccini non hanno nazionalità, i vaccini devono avere qualità, non nazionalità.
E quello vuol dire che prima di accettare l'utilizzo di un vaccino concreto abbiamo bisogno di sperimentare e di avere tutte le garanzie dalla parte della EMA. Guardi, l'Europa, come il resto del mondo, deve fare nei prossimi mesi una cosa che non si è fatta mai, vaccinare tutti, nel caso europeo, più di 400 milioni di abitanti, di cittadini. E come lei sa, è l'Europa chi fa il coordinamento. Perché? Perché c'erano soltanto due possibilità. Una possibilità è quella che lei ha detto, di concorrenza sleale. Ogni paese dà la sua parte trattando di avere il miglior contratto al mezzo prezzo. Puoi immaginare che certi paesi avrebbero più facilità per negoziare con le aziende che altri. E l'altra possibilità è fare questo a livello europeo, mancomunato, e logicamente le prime settimane sono sempre le più difficili, ma io penso che questo obiettivo di vaccinare minimo il 70% dei europei prima dell'estate si potrà fare. Silvia Mancini, che idea si è fatta? Sanità pubblica da un lato e case farmaceutiche dall'altro, serve più trasparenza? Decisamente la questione della trasparenza è, come dire, un leitmotiv ed è una questione con cui la nostra organizzazione si è confrontata da anni. Oggi in qualche modo questa pandemia ha fatto esplodere in maniera ormai inequivocabile l'esigenza di più trasparenza nella modalità in cui i contratti vengono definiti, più trasparenza nella modalità in cui i fondi pubblici vengono investiti e su questa base quindi offrire una maggiore sguardo su quelli che sono non solo i brevetti presenti su tutta una serie di vaccini, farmaci, strumenti diagnostici e processo di produzione, ma anche sui dati che potrebbero essere utili e possono essere eventualmente condivisi con altri istituti di ricerca. Teniamo conto che questi vaccini che ora al momento appunto sono tre, sono commercializzati e riconosciuti nell'ambito europeo dall'EMA, ma arriveranno di più, sono frutto di uno sforzo comune, uno sforzo che ha visto coinvolti i governi, ha visto coinvolti le fondazioni private, ha visto coinvolti i pazienti. Quindi in qualche modo gli interessi commerciali devono essere secondari rispetto a delle priorità di salute pubblica e soprattutto oggi di fronte ad una pandemia che ha una potenza devastante, ha delle proporzioni sproporzionate, gigantesche, dobbiamo rispondere con delle misure che non sono quelle convenzionali, quelle consuete, ma con delle misure che sono straordinarie. Pertanto in qualche modo i governi devono riequilibrare questa sproporzione che si è creata, devono mitigare gli interessi commerciali, devono fare in modo che i cittadini, tutti e non solo quelli europei, nel mondo ricevano questo vaccino. Perché, e lo ha detto ancora qualche giorno fa il direttore generale dell'OMS, non si è salvi finché anche l'ultimo paese e l'ultima popolazione non sarà vaccinata. In qualche modo vaccinare in maniera estensiva vuol dire non solo limitare e contenere l'epidemia, ma evitare dei fenomeni di reintroduzione di nuovi focolai epidemici, soprattutto a fronte del fatto che vediamo sempre di più una serie di varianti, da quella inglese a quella brasiliana, prendere il sopravvento. E speriamo che non ne arrivino altre. Tra l'altro la trasparenza è una delle cause per cui Medici Senza Frontiere si è battuta di più negli ultimi anni. La numero uno della Commissione, Ursula von der Leyen, intervistata dalla stampa la settimana scorsa, ha definito la corsa ai vaccini come una maratona nella sua parte iniziale, nello suo stadio iniziale, in cui non si è ancora raggiunta la fase di sprint. E proprio a tal proposito c'è una questione molto importante che potrebbe dare un'accelerata significativa all'immunizzazione europea, ma anche mondiale. Qual è? Ce la spiega in collegamento da Milano la nostra Carolina Sardelli. Ciao Laura, un saluto a te e ai nostri ospiti. Sì, ne ha parlato già anche la dottoressa, perché uno dei temi che
uscito soprattutto con questa pandemia è quella dell'espropriazione o anche della sospensione dei brevetti in materia di vaccini e di farmaci anti-Covid. La dottoressa ha toccato un punto: chi ha finanziato questi vaccini che sono stati prodotti in un tempo brevissimo? Lo vediamo con l'aiuto della nostra grafica. Da un lato ci sono naturalmente le organizzazioni no profit, ci sono i privati, ma ci sono anche i governi. Due, per esempio, hanno dato ingenti risorse ad alcune case farmaceutiche, gli Stati Uniti e la Germania. Per esempio, sempre appoggiandoci alle nostre grafiche, possiamo vedere come gli Stati Uniti hanno dato 483 milioni di dollari a Moderna, 1,2 miliardi ad AstraZeneca, 456 milioni alla Johnson & Johnson, 30 milioni alla Sanofi GSK e la Germania ha dato 445 milioni di dollari alla Pfizer-BioNTech. Finanziamenti diretti ingenti, a cui poi si affiancano anche quelli indiretti. Vediamo qua che la grafica ci fa vedere un'altra cosa, ovvero il fatto che c'è un accordo che si chiama TRIPS, che è nato all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e che parla proprio della possibilità in qualche modo di sospendere questi brevetti. Quando? Quando ci sono delle situazioni di emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza. E proprio a questo punto si attaccano in moltissimi, in coloro che dicono che è necessario sospendere i brevetti per i vaccini, perché la pandemia è proprio in caso di emergenza. Grazie Carolina, vado subito a Bruxelles da Jaume Duc. Qual è la posizione dell'Europarlamento in merito al superamento del vincolo sui brevetti? Guardi, questa è una questione difficile che non ha una soluzione semplice. Da un'altra parte il Parlamento europeo non ha ancora discusso questo, lo farà mercoledì della settimana prossima, dunque io posso dare la mia opinione personale, ma che secondo me non conta. Quello che è importante è di non perdere tempo, dunque io direi che questa possibilità dare la possibilità di utilizzare il brevetto a altre aziende è una possibilità che ha il merito e deve essere esplorata, ma non possiamo perdere tempo, dunque quello che è ancora molto più importante è di avere la vera capacità produttiva, dunque tutti gli accordi tra le ditte, tra le aziende che possono, che hanno già questo brevetto e che possono coordinarsi con altre aziende che faranno, che aumenteranno la produzione più rapidamente, saranno probabilmente quelle che ci aiuteranno il più. E questo è anche un po' quello che la Commissione europea sta trattando di fare, di facilitare gli accordi tra queste aziende in diversi paesi per essere sicuri che lo stesso vaccino è prodotto in parallelo in diversi paesi e non soltanto uno o due. Superare il vincolo di brevetto e realizzare i vaccini in proprio. Silvia Mancini, perché non farlo di fronte a una pandemia? Fu fatto lo stesso iter per la poliomielite. Dunque, la questione dei brevetti è una questione estremamente sensibile ed è tanto è vero che all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la sua collega da Milano ce lo ricordava, è stato già previsto delle forme di flessibilità e di salvaguardia della salute pubblica. Si fa appello e si è fatto appello circa ormai 20 anni fa, nel 2001 c'è stata la famosa dichiarazione di Doha che in concomitanza con situazioni di emergenza sanitaria pubblica i governi potessero far ricorso a delle licenze obbligatorie o a delle capacità di importazioni parallele. Che cosa sono? Sono due flessibilità che in caso appunto di grosse emergenze, senza l'autorizzazione del detentore del brevetto ma dietro il corrispettivo di una royalty, si possa far sì che dei farmaci vengano o prodotti individualmente dai singoli paesi o addirittura importati. Ora, di fatto negli anni, e noi ne siamo stati testimoni nell'arco, di questi ultimi 20 anni, la possibilità di fare appello a queste licenze obbligatorie non è sempre stato così facile. Diciamo che moltissimi governi, paesi, sedi di grosse multinazionali si sono opposti e hanno minato alla base questo tipo di meccanismo, sta di fatto che oggi la pandemia in qualche modo ha fatto esplodere questo problema non solo per i paesi, quello che era una caratteristica di paesi più poveri, anche ora per i paesi più ricchi è diventata un'emergenza. Fare riferimento e far ricorso a questo tipo di flessibilità è un uso governativo, quindi è un uso che i paesi possono utilizzare nella legittimità degli accordi TRIPS, mi preme ribadirlo, è fondamentale, ma ci sarebbe un passo in più da fare in realtà.
Il passo in più, in realtà, in questi giorni, ma già ancora a partire da ottobre, è stata presentata un'istanza a livello internazionale dai governi di India e Sudafrica per una sospensione brevettuale per tutta la durata della pandemia a livello globale e non solo per i vaccini, cioè non solo per i brevetti che concernono i vaccini, ma tutto il percorso di strumenti diagnostici, di farmaci, che sarebbe fondamentale. E qual è la differenza rispetto alle flessibilità? È che le flessibilità che sono state fino a qui ricordate sono delle trattative che i singoli governi devono implementare prodotto per prodotto con le singole case farmaceutiche. Nel caso di una sospensione a livello globale si potrebbe far riferimento eventualmente ad una cornice generale. Unica, un'unica normativa, insomma, senza procedere caso per caso come si sta facendo adesso. Di cui tutti potrebbero beneficiarne, incluso il nostro paese che ha stato fortemente colpito. È stata chiarissima. Abbiamo visto nel servizio di apertura quelli che sono i vaccini in circolazione in Unione Europea. Vi facciamo vedere adesso anche quelli che si utilizzano nel resto del mondo. La nostra Carolina Sardelli ha selezionato per noi quelli più importanti. A te, Carolina. Sì, Laura, vi facciamo una vera e propria carrellata di quelli che sono i vaccini di cui si sta sentendo parlare proprio in questi mesi, in queste settimane. Naturalmente iniziamo con quelli già autorizzati dall'EMA, quindi il vaccino della Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, vaccini che hanno un'efficacia altissima. La criticità maggiore è la loro conservazione. Come hai detto anche in puntata, quello di Pfizer deve essere conservato a meno 70 gradi centigradi. Inoltre, un'altra criticità è la loro produzione e distribuzione, come abbiamo visto anche nel servizio di Federico Graziani. C'è un terzo vaccino approvato dall'EMA che è quello di AstraZeneca Oxford. In questo caso c'è sempre un problema nella sua produzione, ma la criticità maggiore deriva da un lato dal fatto che ha un'efficacia ridotta rispetto a quello di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, un'efficacia intorno al 60%. Inoltre l'AIFA ha detto che è preferibile somministrarlo a una fascia di età che va tra i 18 e i 55 anni. Ecco, questa notizia ha comportato una mutazione nella stessa campagna vaccinale italiana. Poi, come ci fa vedere la grafica, ci sono anche altri vaccini di cui si parla. Uno è quello della Johnson & Johnson, un vaccino che ha un'efficacia simile a quello di AstraZeneca Oxford, intorno al 66%. In realtà il suo punto di forza è che è un vaccino monodose. Si deve quindi somministrare un'unica volta e non con un richiamo, come avviene per gli altri vaccini autorizzati finora. C'è poi un'altra strada che è stata intrapresa da alcuni paesi, quella dei vaccini autoctoni. Un caso è la Francia, l'altro l'Italia. Nel caso della Francia, il vaccino della Sanofi GSK è un vaccino che in realtà è arrivato a uno stop vero e proprio nella prima fase di sperimentazione. C'è poi l'altro vaccino, che è quello di Reitera, un'azienda italiana che sta sviluppando il vaccino insieme all'ospedale Spallanzani di Roma. In questo caso è già superata la prima fase di sperimentazione sull'uomo e i ricercatori dicono che potrebbe arrivare per settembre. Ci sono però anche altri vaccini di cui si parla proprio in queste settimane. Uno è lo Sputnik, il vaccino russo, un vaccino con un'efficacia altissima, un vaccino che peraltro prevede due dosi con dei vettori virali al suo interno diversi. E poi un altro vaccino, il vaccino della Sinopharm, un vaccino cinese. Questi due vaccini in realtà sono già somministrati in alcune parti del mondo, Israele, il Brasile, l'Argentina per il vaccino russo o il Bahrain, gli Emirati Arabi per il vaccino cinese. E poi ancora, vi riporto in Europa, perché la Commissione Europea ha stilato una serie di contratti con altre case farmaceutiche. Vediamo la CureVac Bayern tedesca, la Valneva francese, la Novavax statunitense, vaccini questi ancora in fase di sperimentazione. E infine, guardando ad est, ci sono altri due vaccini cinesi di cui si parla molto, quello di Sinovac e quello di CanSino Biologic. E infine il vaccino indiano, un vaccino di cui si è discusso moltissimo, quello della Bharat Biotech. Grazie Carolina Sardelli. Vado dal dottor Duke. La campagna vaccinale, lo sappiamo, è ancora lunga. La Commissione europea ha annunciato la creazione recentemente, nei giorni scorsi, di una task force europea che vada ad aiutare le aziende ad implementare la capacità produttiva degli stabilimenti farmaceutici. L'obiettivo prefissato, lo sappiamo, è ambizioso, l'ha detto anche lei, vaccinare il 70% della popolazione adulta entro l'estate. Come si sta muovendo il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo sta facendo diverse cose. Una molto importante l'ha già fatta a novembre-dicembre quando ha adottato il bilancio dell'Unione europea, perché una parte dei soldi che sono andati alla ricerca e poi alla produzione di questi vaccini sono dei soldi europei, sono dei soldi del bilancio comunitario che il Parlamento europeo ha adottato qualche settimana fa, alla fine dell'anno scorso.
Poi la seconda cosa, logicamente, è di fare tutto perché questo continui a essere un piano di vaccinazioni europeo, comune, non un piano dove ogni paese è in corsa contro tutti gli altri, che sia anche un piano, diciamo, rapido e efficace. E per questo, tramite, a parte dei soldi, è una questione di capacità di produzione, come ho detto prima. E lì quello che il Parlamento deve fare è, da una parte, sostenere il governo europeo, la Commissione europea, dall'altro controllare, essere sicuro che le cose se fanno bene. Se ne fanno bene dalla Commissione, ma se ne fanno bene anche delle casse farmaceutiche. E lì, anche se noi non possiamo dittare alle case cosa fare e cosa non fare, c'è sempre una possibilità di controllo, di supervisione, e è per questo che il Parlamento probabilmente inviterà tutti i dirigenti di queste case a una riunione qua a Bruxelles per essere sicuri che le cose si fanno come pensiamo devono essere fatte. Silvia Mancini, lei è esperta di sanità pubblica e fa parte di un'organizzazione internazionale che di epidemie ne sa qualcosa, pensiamo a Ebola solo per fare un esempio, che però per nostra fortuna è rimasta circoscritta quasi del tutto all'Africa. C'è secondo lei una lezione che il mondo occidentale, le società avanzate hanno imparato dall'epidemia di Covid-19? Ma credo che siamo ancora in una fase di apprendimento, se non altro però mi piacerebbe citare forse un paio di lezioni che se non ancora del tutto apprese sarà rilevante però prenderne atto e metterle in campo. Innanzitutto rispetto alla questione dell'aumentata capacità produttiva, qui faceva riferimento anche il dottor Duke, mi piace sottolineare che sarà fondamentale in questo senso non solo lasciare alle singole case farmaceutiche la discrezionalità di concedere delle licenze volontarie, come con la temporalità quindi e con i soggetti che loro ritengono opportuni, quindi solo chi vogliono loro, selezionando alcuni paesi ma preservando altri mercati, ma invece consentendo, ed è questa una delle lezioni fondamentali, un trasferimento delle tecnologie che potrebbero eventualmente, una volta trasferite, concedere a moltissima capacità produttiva, a moltissime industrie manifatturiere sparse anche nei paesi a medio e basso reddito di poter produrre e non concentrarle solo su alcuni paesi e su alcune industrie manifatturiere. L'altra cosa forse, ed è la lezione più dolorosa probabilmente, è una solidarietà maggiore che dovremmo mettere in campo, una solidarietà maggiore di cui tra l'altro l'Italia ha fatto le spese agli inizi della pandemia, no? Quando moltissimi presidi di protezione individuale sono venuti a mancare. Una maggiore solidarietà che ci consentirebbe di lottare, di assumere delle posizioni internazionali congiuntamente che possano in qualche modo tutelarci e contenere questa pandemia ed evitare quindi delle ondate epidemiologiche successive. Ricordiamoci che nessuno si salva da solo e che nessuno è salvo finché l'ultimo paese al mondo non sarà vaccinato, e soprattutto ricordiamoci che i virus non conoscono frontiere ma valicano in un mondo globalizzato con un'estrema facilità le frontiere. Grazie a Silvia Mancini di Medici Senza Frontiere, grazie davvero al portavoce del Parlamento europeo che ci ha raggiunto da Bruxelles, il dottor Jaume Duke. Fatemi Sfatti d'Europa finisce qui, ma vi dà appuntamento al prossimo martedì. In studio ci sarà il direttore Paolo Liguori. Spazio adesso agli approfondimenti di TG24.